Artemio, come sei bello, come sei giovane, hai la bellezza dell'asino. Ogni volta che ti vedo mi innamoro. Ma che schifo! Non sono bella, ma sono ricca. Sei ricca da fare schifo. Oggi è venerdì, vieni a vedere lo spettacolo. No, vado a casa, sono stanco. Oh, andiamo. Ma no, l'ho già visto. Andiamo, su, andiamo. Andiamo tutti qua, andiamo. Forza. Vabbè, vabbè, andiamo. L'ultima volta sono arrivato in ritardo, ne ho visto solo la metà. Eh sì, gli orari vanno rispettati. È impressionante. L'altra volta c'erano meno vagoni, ma stavolta è proprio bello. Però l'altra volta c'erano più vagoni. Vabbè, insomma, il treno è sempre il treno, eh. Dovrebbero farlo passare più spesso. Eh no, dopo ci si abitua e non ci si diverte più. È sempre bello il treno. Eh sì, il treno è bello. Oggi è il 15 del mese, ti devo tagliare le unghie. Ma come, l'abbiamo tagliato il mese scorso? Quelle del piede sinistro. Ah. Quelle del piede destro sono 2 mesi che non le tagliamo. Ma perché poi ti compri delle scarpe così grandi? Perché sono un contadino, scarpe grosse e cervello fino. Mi fanno l'effetto del fosforo. Allora, gioia bella, tu sei un genio. Poi fai attenzione, eh. No, mamma, lasciamo perdere, va, è un lavoro pericoloso, lo faccio fare in officina. Sono più tranquillo. Fammi un favore. Accendimi la televisione, voglio vedere un po' di notizie. Ah. In Indocina è caduto un Jumbo. E in dove è l'Indocina? Eh beh, bisogna andare a Lugano e poi si va sempre dritto. Non lo sapevo mica. 274 vittime. È morta anche la scatola nera. A proposito di disgrazie, te sai cos'è successo? No. Il cane del Sciur Giuseppe l'è entrato nel cortile di casa nostra. È corso dietro al gatto, l'ha preso, ci ha dato un morso e l'ha ammazzato. Cosa c'è da mangiare stasera? Coniglio. Ma è possibile che tutte le volte che muore un gatto tu mi cucini il coniglio? Fammi 2 uova, va. Chi può essere? Una sorpresa. Su, avanti, apri la porta. Ma chi sarà mai a quest'ora? E apri! Ah, è Maria Rosa. Questa l'ho fatta io per te con le mie mani. Tanti auguri. Perché? Oggi che festa è? È il tuo compleanno. Ah, porca miseria, me ne ero scordato. Tu sei nato il 22 aprile. Dite sei un toro. E lei è vergine. In tutti i sensi. Ci credo. Se rimarrai così tutta la vita ti faranno santa. E per te non dovrebbe essere difficile. Maria Rosa, perché non ti fermi a mangiare con noi? Ma no, ma Maria Rosa ha un sacco di cose da fare, deve andare a casa. È vero che hai da fare? No. Hai visto? Lei deve andare a casa a mettersi in faccia una crema per mandare via l'acne, che sarebbero poi brufoli. Mettine tanta, altrimenti prova col vetriolo. Ciao, vai, ciao. Ehi, aspetta. Deve essere buono. Ma come te sei villano, Artemio. Ma quanti anni ho? 36, 37, ho perso il conto. 40. Come 40? Vuoi scherzare? Ma vuoi che non lo so? Ti te sei nato lo stesso anno che il tuo povero papà ha piantato il castagno sul confine del terreno? Ti te che è la stessa età del castagno? 40 anni precisi, te capì? 40 anni? Allora sono vecchio. E molla la torta! Oh, se dice cosa vecchio? Sei ancora un ragazzo. 40 anni?
E proprio come il castagno sono rimasto lì dove mi avete piantato. E loro fanno la festa, fanno la torta per festeggiare 40 anni passati qui, in mezzo agli Zulù a consumare la mia giovinezza. Ma andate a fanculo! Faminga in sci, gioia, te me pare tu un matto. Mi sono rotti i coglioni! Io devo fare assolutamente qualche cosa. Non voglio fare la fine del castagno! 40 anni per un uomo, sono l'ultima spiaggia. Oh, signor, se ne vuole andare al mare. Ma te non sai nuotare! Stella, ma perché vuoi partire? La città è piena di tentazioni, le tentacolare. L'è una brutta bestia. Sì, brutta bestia. Quello è il mondo, la vita. La gente comunica, si diverte. Porca miseria, in 40 anni non mi sono mai mosso da questo paese, ma è possibile. Neanche il militare ho fatto. Mi son vedova e te sei il mio unico sostegno. Ah, capirai che sostegno. In città c'è movimento, ci sono le luci, i grattacieli, c'è la musica, le persone si incontrano, public relations, e poi ci sono i mestieri. Ci guadagnano un sacco di soldi, ci sono le professioni. Self-made man. Cosa vuol dire? Che mi faccio da solo. Non devi mica farti da solo, ti fa male, poi ti vengono le occhiaie. Devi prendere moglie. Ma no, mi faccio da solo nel senso che voglio realizzarmi, posso raggiungere qualsiasi meta. Posso diventare molto importante, perché ti farebbe schifo avere un figlio presidente della Repubblica? A me mi piaci così come sei. Ah, capirai, un contadino per tutta la vita. Cosa sono? I risparmi di 20 anni di lavoro. 2.344.000 lire. Non li sciupare, eh? E nascondili bene. Cos'è, non li vuoi? Sì, sì. Ah. In città non si vive di solo smog, eh? Artemio! Sì? Ti sei dimenticato la sveglietta. Grazie, mangiatela tu. Ciao, eh? E mi lasci così? Senza l'indirizzo, se ti voglio scrivere? Ma tu non sai scrivere. Ah, già. Se ti voglio telefonare? Beh, mi troverò un albergo, una pensione, poi ti faccio sapere, eh? Ciao. Va bene, ma se c'hai bisogno di qualcosa, vai da tuo cugino, quello che l'è emigrato a Milano tanti anni fa. Lui si è sistemato, ti dà una mano. Ma quale cugino? Severino Cicerchia. Ah, lo Scorregione? Sì, quella. Beh, spero proprio di non aver bisogno di lui. Ciao, eh? Ciao. Ciao. Signor. Ma vai a casa, no? Ma dove vuoi? Allora, ma dove vuoi andare? Ma si può andare in giro così? Ho capito. È un momento, aspetta, aspetta, calma, calma. Che premura avete? Portatelo via. Basta. Ma non si può. Dove sono i vigili? Ehi, alto! Si fermi! Si fermi! Accosti! Accosti! Mi ho detto di fermarsi! Ecco, si fermi là! Scenda! Vengo subito! Buongiorno. Dove va con questo mezzo? Eh beh, perché? Cosa c'è? E questo faro dov'è? E non c'è. Nemmeno questo faro c'è? No, non c'è. Le gomme sono lisce? Lo so. Ma le frecce e il triangolo ce l'ha? Non ce l'ho, non c'è.